Io ho fatto un test a coda a 40 all'ora e sulla curva qui poco avanti, credo per l'asfalto in brutte condizioni, liscio, e poi aveva appena piovuto, era il primo giorno che prendevamo l'acqua su questa strada. Sono queste le condizioni del percorso alternativo dopo la chiusura di Ponte Buriano per raggiungere principalmente gli abitati di Castiglion Fibocchi e appunto quello di Ponte Buriano. È veramente faticoso e ci metto mezz'ora per arrivare in ufficio, mentre prima ci mettevo un quarto d'ora. Poi la strada è troppo stretta, si rischia anche qualche incidente, soprattutto qualche macchina che viene un po' più veloce delle altre. Queste sono invece le condizioni del ponte che si trova poco prima dell'abitato di Castelluccio. Inutile dire, insomma, che c'è grande preoccupazione da parte della popolazione, anche perché il ponte romanico, ora in fase di restauro, ha mostrato tutta la sua fatica nel sopportare circa 1000 veicoli al giorno e di conseguenza le sue condizioni sono risultate peggiori di quello che si pensava. Un metro e mezzo di cantonale circa era stato perso negli anni e era crollato in Arno già da decenni e decenni, quindi stava su, diciamo, per volontà di Dio, come si suol dire. Il cantiere chiuderà il prossimo 4 di dicembre per poi riaprire a giugno e rimanere aperto per circa un anno. Ma il sogno di molti sarebbe chiudere definitivamente al traffico questo bellissimo ponte romanico. Lei consideri che bisogna intervenire sotto tutti gli archi, perché sono la parte portante, e bisogna intervenire sui timpani esterni. Per cui bisogna trovare ulteriori fondi, ulteriori soldi per completare il restauro totale del ponte.